Eccoci qua, bentrovati, consueto appuntamento con il nostro amico erborista Claudio Tardelli. Ciao Claudio! Buongiorno a tutti. Oh, allora, oggi ci parli di... dell'assenzio. Oh, l'assenzio, una pianta particolarissima, eh? Soprattutto una pianta che ha avuto una fama magari non troppo buona, perché a fine 800 poeti e artisti francesi ne facevano un uso smodato nei bar di Parigi, fino a provocarsi problemi al sistema nervoso, intossicazione, eccetera. Ecco, quindi questo non significa che sia una pianta però non utilizzabile e non utile. Esatto, perché io conoscevo proprio la storia di questi artisti che ne facevano un utilizzo smodato e davano di fuori, in sostanza è così. Infatti che spesso la differenza fra il farmaco, la medicina, diciamo, e il veleno sta nella dose. Ecco. Si diceva già ai tempi di Galeno, quindi sicuramente se noi utilizziamo in maniera impropria piante normalissime, possono creare problemi. Considerate che la sostanza pericolosa nell'assenzio, il tuglione, è presente anche in piante di uso corrente come la salvia, come certe varietà di menta. Ecco, cui... quindi sì, rischiamo di intossicarci anche a mangiare gnocchi alla salvia. No. Ci vuole ben altro. Ci vuole ben altro. Naturalmente si scherza. Andiamo avanti. Dai. Allora, l'assenzio è una pianta che ha una gamma di azioni amplissima. Ovviamente la gamma di azioni parte da quella del sul sistema nervoso di cui si parlava, cioè a dosaggi alti può essere intossicante per il sistema nervoso. Però a dosaggi bassi è tutt'altro che intossicante, è curativa del sistema nervoso. È uno stimolante del sistema nervoso interessante perché sembra capace di stimolare le funzioni cognitive. Ah. E in più è stata utilizzata anche in maniera positiva per problemi tipo l'epilessia. Lo facciamo vedere l'assenzio, sì. Un secondo. Allora. Alziamolo un pochino. Alziamo. Allora, questa è una foto. Uh-huh. Questa è una foto. E poi vi faccio vedere un disegno. Ecco. Che forse... Eccolo qua. Bene, individuato l'assenzio. Andiamo avanti. Allora, oltre a questa azione sul sistema nervoso che può essere sfruttata in maniera proficua, basta non utilizzare dosaggi assurdi e soprattutto non utilizzare quelle forme tipo l'olio essenziale che sono veramente pericolose. E per come mai è pericoloso? Perché è la concentrazione. La concentrazione. Cioè, l'olio essenziale concentra le componenti volatili, fra cui questa sostanza, queste sostanze, l'alfa e beta tuglione, che sono potenzialmente neurotossiche se usate a dosaggi elevati. Questa cosa qui comunque vale anche per altri oli essenziali, appunto come certi oli essenziali di menta a alti dosaggi, o l'olio essenziale di salvia a alti dosaggi. Ecco. Quindi, cosa possiamo fare di veramente utile con l'assenzio? Allora, l'assenzio è una pianta eccezionalmente valida per stimolare, ad esempio, le funzioni del sistema digestivo. Ecco. Stimola l'appetito, la digestione e l'assimilazione. Anche l'assimilazione. Stimola il fegato. Ha un effetto molto interessante come vermifugo, cioè per i parassiti intestinali, ossiuri e altri parassiti intestinali. Quindi è una pianta che viene utilizzata da millenni per questo tipo di utilizzi. In più, è una pianta che ha un effetto anche antipiretico, cioè abbassa la febbre. Questo è come importante. Come quasi tutte le piante ad amari. E quindi può essere utilizzata, soprattutto veniva utilizzata nelle febbre intermittenti. Senti, c'è una tisana particolare? Sì. Sono state scoperte anche proprietà antidiabetiche. Addirittura? Quindi può essere interessante anche... In più stimola la resistenza alle infezioni. Per uso esterno, sì, è molto, molto potente e molto varia. Per uso esterno può essere utilizzata sia per i parassiti che per favorire la cicatrizzazione delle ferite. Che è un uso che da noi è poco noto, perché però in Europa dell'Est, per esempio, è abbastanza presente.
E come si deve fare? Praticamente si fa un decotto concentrato e si applica sulla parte. Da cicatrizzare? Sì, in più un impacco con la pianta, il decotto della pianta sembra avere una notevole azione anche antinfiammatoria e antidolorifica sulle articolazioni dolorante. E questo non è poco. E non è poco nemmeno questo. In più è una pianta che ha una notevole azione di stimolo sulle mestruazioni, cioè stimola le mestruazioni e placa le mestruazioni dolorose. Bene. Quindi ha un'azione antidolorifica in caso di mestruazioni dolorose. Bene, andiamo alla tisana. In caso appunto di dolori mestruali o mestruazioni difficili o che tardano a presentarsi, si può usare una miscela di Asensio 15, Calendula 15, Achillea 15, Artemisia 15, Camomilla 15, Cardi 15, Salvia 10. Bene, quindi come dobbiamo operare? Quello praticamente nel solito modo, un cucchiaio di erbe da mettere in acqua a freddo, portare all'ebollizione, spegnere, coprire, lasciare un 20 minuti in infusione, filtrare e bere 2-3 tazze al giorno al massimo. Bene, ecco scoperto alcune funzioni e proprietà dell'assenzio. Io ti ringrazio. Grazie a voi. Ci vediamo la prossima settimana. Alla prossima. Ciao. Vai. Grazie, seguito.